Buonasera a tutti gli amici di Centro Studi Dialogo e, come sempre, anche a tutti coloro comunque che ci stanno seguendo in questa nostra rubrica settimanale degli incontri sul web. Questa sera continuiamo a parlare di lingue e prolunghiamo il nostro viaggio fino in Sicilia, dove ci sta aspettando il dottor Fonso Genchi, presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana. Buonasera Fonso e grazie di averci dedicato un po' del tuo preziosissimo tempo. Buonasera e buonasera a tutti quanti ci stanno ascoltando. Bene, allora, Accademia della Lingua Siciliana, cos'è e quali scopi ha questa organizzazione? Bene, se mi è consentito voglio raccontare com'è nata, perché forse è interessante, perché è anche uno spunto di riflessione su quanto sta accadendo. L'Accademia della Lingua Siciliana nasce online tra persone che si conoscevano di presenza, che si conoscevano soltanto online o addirittura che non si conoscevano. E perché nasce? Perché ci si accorge di una cosa, di una novità. Qual è la novità? Come tutti penso sapranno, le lingue regionali sono, io dico ahimè purtroppo, molto poco usate in un contesto formale, quindi pochissimo scritte, in un convegno difficilmente sentiremo l'uso di una lingua regionale, ma sono per fortuna abbastanza usate, chi più chi meno ovviamente, in contesti amicali e familiari. Ora, cosa è accaduto ultimamente in questi ultimi decenni? Le nuove tecnologie hanno fatto sì che i dialoghi tra appunto amici, familiari, che prima avvenivano in parte nella lingua regionale, nella lingua locale di presenza, adesso avvengono anche tramite gli SMS, i messaggi, quindi anche a livello scritto. E questa è una novità, è una grandissima novità, perché appunto l'uso delle lingue regionali prima era esclusivamente orale, si può dire, a parte la produzione poetica che c'era e c'è, ma l'uso era essenzialmente orale in ambiti amicali e familiari. Ecco, ora c'è questa novità. Grazie alla nuova tecnologia, i cittadini di un territorio che hanno un bilinguismo, quindi che hanno anche una loro lingua regionale, si trovano a comunicare con amici tramite SMS. Gli scappa, uso questo verbo strano, no? Perché non dovrebbe essere così, però gli scappa con piacere spesso la frase nella lingua regionale, ma non hanno mai scritto in quella lingua, quindi non sanno cosa scrivere, proprio escono fuori degli strafalcioni grammaticali incredibili. Ecco, così nasce l'Accademia, perché ci si rende conto che sta accadendo questo fenomeno bellissimo, cioè che le lingue regionali si iniziano anche a scrivere, ma che non si sa come fare a scrivere. Cioè, c'è una vera e propria mancanza di cognizione. E così, come dicevo prima, alcuni utenti della rete decidono di vedersi e di fondare l'Accademia della Lingua Siciliana. Nasce nel 2017 con una riunione che abbiamo fatto al centro della Sicilia, a Caltanissetta, proprio perché i contatti si erano stabiliti tra persone di un po' tutta la Sicilia, quindi era comodo vederci in un posto centrale, e abbiamo dato l'annuncio della nascita di fatto dell'Accademia il 21 febbraio del 2017. 21 febbraio, che è una data significativa, perché se non erro è proprio la giornata internazionale
della lingua madre. Non vorrei sbagliarmi perché a volte c'è anche la giornata del dialetto e faccio confusione. Comunque, poco importa, era una data molto significativa. Ecco, da allora l'Accademia ha un po' cambiato i suoi obiettivi, senza volerlo quasi quasi, quindi all'inizio volevamo solo dare qualche piccolo consiglio, infatti usciamo fuori con un manifesto con 6 punti, su cose basilari, non abbiamo scritto una grammatica, anche perché le lingue che non sono ufficiali difficilmente possono avere una grammatica ufficiale, per lingua ufficiale ovviamente intendo una lingua riconosciuta dalle istituzioni, no? Ecco, quindi abbiamo soltanto invitato le persone a fare attenzione a alcune cose ovvie. Faccio un solo esempio e poi chiudo, se non mi dilungherei troppo. In siciliano esistono 2 versioni degli articoli determinativi. Esiste una versione intera e una versione abbreviata. Per esempio, l'articolo determinativo maschile singolare si può dire nella versione intera lu o nella versione abbreviata u, cioè senza la L. Ora, che succede? Succede che quando si usa la versione abbreviata, spesso chi scrive fa seguire a questa u un apostrofo, che non ha alcun senso, perché messo dopo la u, cosa sta a indicare? Nulla. Va messo prima della U, perché è lì che cade la L. Ok? Ecco, questo era uno dei 6 consigli che davamo per evitare appunto di scrivere in siciliano in una maniera ortograficamente, obiettivamente scorretta. Questo è tutto. Poi la cosa si è evoluta perché ci hanno chiamato dalle scuole. È successa una cosa incredibile. Il manifesto è stato sottoscritto da centinaia di persone. Una cosa che non ci aspettavamo, è incredibile, perché c'è un interesse verso la lingua regionale, almeno qui da noi in Sicilia, che è enorme. Poi avremo modo di parlarne nel corso, penso, della nostra chiacchierata. Ma siamo stati invitati in moltissime scuole di tutta la Sicilia a tenere delle giornate sulla lingua siciliana. Mai ci aspettavamo, quando abbiamo fondato l'Accademia, di dover fare una cosa del genere. E proprio prima che iniziasse la pandemia già avevamo addirittura dei veri e propri progetti con alcune scuole, quindi non una semplice giornata sulla lingua siciliana, ma un vero e proprio progetto che andava a svilupparsi nel tempo, che purtroppo però non abbiamo potuto iniziare per via della pandemia. Benissimo, complimenti. Abbiamo visto tra l'altro sulla pagina Facebook, chi vuole approfondire, dell'Accademia della Lingua Siciliana, abbiamo visto che organizzate anche degli importanti incontri con più esponenti di un po' tutto il settore linguistico del meridione, delle regioni meridionali, quindi una grossa e bella attività. Ripeto, complimenti. Ora scendiamo un pochettino un po' più nello specifico, cioè lingua siciliana. Ecco, ci puoi ovviamente in breve tempo parlare un po' della storia, cioè della lingua, diciamo da quando risale l'utilizzo di questo idioma sul territorio e un po' diciamo, ecco, facciamo appunto, cominciamo a fare un focus sulla storia. Ecco, da quando viene utilizzata e come viene utilizzata? Sì, beh, certamente la lingua è qualcosa in continua evoluzione, quindi è chiaro che dalla notte dei tempi questa benedetta lingua siciliana viene parlata dalle nostre parti e ovviamente oggi è diversa da come la si parlava secoli e secoli fa. Però diciamo che si inizia ad avere contezza ben precisa, perché ci sono delle testimonianze che sono arrivate fino a noi, di un uso della lingua siciliana a livello scritto e a livello letterario sin dal XIII secolo, quindi stiamo parlando più o meno del 1230, forse anche qualche anno prima, quando alla corte di Federico II, proprio per volere dell'imperatore di Federico II,
inizia quella che viene oggi ormai comunemente chiamata scuola siciliana, scuola poetica siciliana, quindi i funzionari di corte, i notai, ma anche lo stesso sovrano, iniziano a comporre delle poesie, in genere diciamo dei componimenti letterari, non usando la lingua latina, che era appunto la lingua preferita a livello scritto in quell'epoca, non usando neppure la lingua provenzale, che era una lingua di cultura che si andava un po' imponendo anche al di fuori dell'ambito della Provenza e della regione francese meridionale in genere, ma usando la lingua del posto, la lingua locale, cioè la lingua siciliana. Ecco, così inizia la storia della letteratura in lingua siciliana, che poi anche oggi viene comunemente associata all'inizio della storia della letteratura italiana, anche se i componimenti furono scritti chiaramente in lingua siciliana. Non so se posso sottolineare una cosa importante che è rimasta oscura per secoli e secoli, cioè questi componimenti della scuola poetica siciliana. Parlo veloce così anche cercherò di impiegare meno tempo, vediamo se ci riesco. Sono arrivati a noi tramite dei codici, ok? Soprattutto il Vaticano Latino 3793. Ecco, questi codici ci presentano queste poesie, questi componimenti della scuola poetica siciliana in una veste che soltanto nel 1790 si è scoperto che non era quella originaria, cioè non furono scritti come li leggiamo in questi codici, ma fino al 1790 si è creduto che fossero stati scritti con questo tipo di lingua che noi leggevamo lì. Poi nel 1790 accade un fatto molto importante. Uno studioso, il Tiraboschi, trova un libro, spulciando nelle biblioteche, un libro di un filologo modenese del 1500, un certo Giovanni Maria Barbieri, e in questo libro, che parla proprio della poesia italiana degli inizi, ecco, trova il Tiraboschi delle poesie della scuola poetica siciliana, ma lui che le conosce, sa i testi del Vaticano Latino 3793, si accorge che sono scritti in un'altra lingua. Ecco, e quindi dice, ma cosa sta succedendo? E allora capisce che in effetti nei codici toscani, appunto, erano state tradotte queste poesie, ma l'originale era scritto in un'altra lingua, in lingua siciliana. E non so, molti di voi conosceranno la famosa rima siciliana che usò anche Dante nella sua Divina Commedia. Cos'è la rima siciliana? È una rima che non funziona perfettamente, cioè non è perfetta. Ecco, si pensava che fosse un vezzo, una sciccheria della scuola poetica siciliana, che siccome aveva un prestigio enorme all'epoca, fu imitato dai poeti toscani e quindi anche da Dante. Invece no, si è scoperto che traducendo in siciliano tutti i testi dei codici toscani, tutte le rime combaciano. Quindi non era un vezzo, era che certe parole non si potevano far rimare traducendole in toscano. Ecco, da lì poi il siciliano, è chiaro, si sviluppa e ha i secoli d'oro nel 1300 e nel 1400. In questi due secoli il siciliano è una vera e propria lingua ufficiale, anche se ai tempi non esisteva questa cosa dell'ufficialità, no? Non c'erano delle leggi in cui si diceva c'è questa lingua ufficiale, però è quello che oggi è l'italiano per l'Italia, diciamo. In siciliano si scriveva qualsiasi cosa. Ecco, dopo nel 1500 inizia a sentirsi in Sicilia, quindi un po' in ritardo rispetto al resto dell'attuale Italia, si inizia a sentire l'influsso della lingua toscana. Nel 1510, se non erro, anno più anno meno, c'è un primo tentativo da parte di un siciliano di scrivere un libro in italiano, che se lo leggiamo oggi fa ridere perché non ci riusciva proprio, ma erano i primi tentativi.
Ecco, piano piano, a metà 1500, il toscano inizia a essere sempre più presente anche per vicende storiche che non riguardano la Sicilia, ma riguardano piuttosto la Spagna, di cui la Sicilia era un viceregno. Ecco, e quindi poi piano piano il siciliano viene un po' messo da parte a livello ufficiale, ma viene continuato a essere parlato come lingua madre da tutti i siciliani fino a qualche decennio fa, e anche tutt'oggi c'è chi ha come lingua madre la lingua siciliana. Quindi è una storia molto articolata, è una storia che ha avuto dei momenti di grande importanza, altri di meno importanza, è che continua ancora oggi questa storia, non si sa cosa succederà nel futuro. Bene, grazie mille Fonso di averci in poco tempo fatto chiarezza su questa storia interessantissima della lingua siciliana. Dunque, abbiamo parlato, tu hai accennato a poeti letterati che hanno utilizzato nella loro produzione la lingua siciliana. Ecco, ci puoi illustrare un po' qualche nome, qualche esempio? Io da non siciliano ricordo per esempio il poeta Ignazio Buttita, del quale ricordo una frase che dovrebbe essere un qualcosa che guida un po' tutti noi che ci occupiamo di questi argomenti, e cioè lui scrisse ovviamente in siciliano, non mi permetto di pronunciarlo: un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua ereditata dai padri, allora sì, è perso per sempre. Ecco, oltre a questo personaggio che scrisse questa cosa per me immensa, chi sono stati i maggiori letterati e poeti che hanno utilizzato il siciliano nella loro produzione? La storia della letteratura siciliana è molto molto vasta e anche corposa, c'è una certa produzione importante che dura anche fino ai giorni nostri. Io devo per forza menzionare innanzitutto Jacopo da Lentini, perché è stato un po' il capostipite della scuola poetica siciliana, quindi ci stiamo riferendo sempre al XIII secolo, alla corte di Federico II, che ha inventato tra l'altro un genere poetico che poi si è affermato ed è stato esportato un po' in tutto il mondo e usato da letterati di qualsiasi nazione, che è il genere del sonetto. Poi abbiamo avuto tantissimi autori importanti, ma diciamo che quando la lingua siciliana ha superato quei due secoli d'oro di cui parlavamo prima, si è continuato a scrivere in lingua siciliana, soprattutto nel genere letterario della poesia. E abbiamo avuto dei personaggi molto importanti che hanno scritto in lingua siciliana, degli autori anche riconosciuti fuori dalla Sicilia. Mi viene in mente un nome per quanto riguarda il 1500, Antonio Veneziano, di cui proprio a gennaio è caduto l'anniversario della nascita, quindi il mese scorso, e che viene definito un po' da tutti il Petrarca siciliano, tanto era importante la sua produzione e di qualità. Ma anche nei secoli appresso ci sono delle figure molto importanti, e ci sono figure, devo dire, di tutti i tipi, anche figure non solo di ambienti colti come lo era il Veneziano per esempio, ma anche figure popolari. Ecco, il secolo appresso, quindi nel 1600, abbiamo il personaggio popolare del popolo, Petru Fuduni, o Pietro Follone, come viene tradotto il suo cognome, o Onciuria, cioè o soprannome, non sappiamo. No? Ecco, lui era un personaggio del popolo che però riusciva a scrivere delle poesie di un interesse, di una certa capacità incisiva, anche come testi, che fu apprezzatissimo.
E poi abbiamo nei secoli successivi, per esempio, Giovanni Meli, come non ricordare Giovanni Meli? La mia telecamera fa le bizze, intanto la fermiamo. La blocchiamo. Giovanni Meli, un palermitano, un medico palermitano che scrisse moltissimo. Diciamo che stiamo parlando ovviamente del periodo successivo, stiamo parlando del 1700, ma sono moltissimi gli autori, addirittura abbiamo dei premi Nobel che hanno scritto in siciliano. Mi riferisco a Luigi Pirandello. Forse non tutti sanno che Luigi Pirandello ha scritto delle opere teatrali in lingua siciliana, ha usato moltissimo la lingua siciliana. E devo dire una cosa, che l'Accademia della Lingua Siciliana, che è un'associazione di promozione culturale e sociale, come qualsiasi associazione ha degli organismi interni, quali il consiglio direttivo, l'assemblea dei soci, eccetera, ha però anche un proprio collegio scientifico. Ecco, una particolarità della nostra accademia che abbiamo voluto inserire nel collegio scientifico, di cui per statuto sono anche presidente, perché il presidente dell'Accademia è anche il presidente del collegio scientifico, abbiamo voluto inserire, accanto a delle figure professionali, dei professori universitari, il coordinatore è il professor Alfonso Campisi, professore di filologia linguistica e romanza all'Università La Manuba di Tunisi, dove ha istituito la prima cattedra al mondo di lingua e cultura siciliana. Ecco, ci sono anche altri professori universitari, ma accanto a loro abbiamo voluto inserire proprio dei poeti contemporanei, poeti ovviamente di una certa qualità, perché crediamo che è molto importante affiancare queste due figure per poter far sì che la lingua venga considerata sia dal punto di vista grammaticale, ma anche venga considerata come una lingua viva. Quindi è importante la presenza di chi questa lingua la usa quotidianamente, non solo nel parlato, ma anche nei propri componimenti letterari. Quindi ancora continua la tradizione letteraria in lingua siciliana, però permettimi di non fare nomi sui Certo. poeti contemporanei, perché non vorrei fare poi delle eccezioni. Delle Poi distinzioni, sarà la chiaro. storia a dire quali tra i poeti contemporanei saranno ricordati. Certamente, certamente. Vorrei affrontare brevissimamente anche un altro settore. Noi sulla nostra pagina Facebook, sull'account Twitter, sul nostro blog, quotidianamente abbiamo una rubrica che si chiama Sette note per una nuova Europa. Talvolta anche allargata a sette note per un nuovo mondo, quando parliamo di territori extraeuropei. E cosa facciamo? Condividiamo tutti i giorni dei brani di musica in lingua originale, in lingua regionale, in lingua nazionale. Ora, è capitato molto volentieri di condividere dei brani di Rosa Ballestrieri, che mi sembra, tra l'altro, un colosso nell'ambito della musica, popolare in lingua. Ecco, anche in questo settore mi sembra però che di aver visto dei giovani anche che utilizzano per un tipo di musica, per giovani la lingua siciliana. Cosa ci sai dire su questo? Assolutamente sì, sei stato molto attento, è proprio così come dici. E infatti, a parte una produzione corposa di lingua di tipo folcloristico, popolare, e Rosa Ballestrieri chiaramente ne è un esempio molto, molto importante. A parte questo aspetto, sembra incredibile, ma c'è ultimamente mi sta venendo di usare un termine siciliano, ribuglio, cioè un ribollimento, un fermento incredibile di produzione di testi musicali, di canzoni in lingua siciliana che non hanno nulla a che fare col folklore però. Che quindi usano i generi musicali contemporanei, però usano testi in lingua siciliana. Ma sono veramente tantissimi i gruppi che ultimamente in Sicilia hanno deciso di usare o solo la lingua siciliana o anche la lingua siciliana accanto a quella italiana, accanto anche a quella inglese, per esempio.
qui devo fare dei nomi per forza, perché so che i giovani che ci ascoltano a questo punto hanno molta curiosità, perché la Certo. musica è. Ma io consiglio assolutamente di ascoltare, per esempio, gli Shaka Lab, che è scritto Shaka, Shaka Lab. Oppure, ma ce ne sono tanti, ecco, anche qui non vorrei scontentare qualcuno. C'è un gruppo catanese, gli Original Sicilian Style, bravissimi anche loro. Fanno reggae, fanno rap, c'è di tutto. Poi c'è chi continua la tradizione popolare. Mi vengono in mente il duo Calandra e Calandra, sono due fratelli bravissimi che un po' fanno musica che si rifà un po' alla tradizione popolare, però con ritmi un po' più moderni. Guarda, veramente, se si cerca sul web, si trova tantissimo su YouTube, per esempio, si trova tantissimo sulla lingua, sulla musica, contemporanea in lingua siciliana. Ottimo, è vero. L'ho fatte anch'io queste ricerche e ho avuto il piacere di vedere come anche in Sicilia, perché questo è un qualcosa che sta avvenendo un po', da tutte le parti. Noi abbiamo realizzato, poco tempo fa un incontro con un rapper bresciano, il quale, sta portando avanti questa cosa, ma vorrei andare anche fuori dai nostri confini, vorrei ricordare i rapper catalani, tra l'altro, perseguitati per i loro testi anche dall'autorità giudiziaria. Vorrei ricordare i nativi americani, che portano avanti appunto con questi nuovi generi la loro protesta nei confronti dello Stato americano. Cioè è un qualcosa, di veramente importante a livello globale, direi. E qui ci riallacciamo anche alla prossima domanda. I giovani. Ora, qual è la situazione? Mi sembra tra l'altro che la Sicilia sia, utilizzo questo termine, un'isola felice sotto questo aspetto, cioè sotto l'aspetto linguistico. Mi sembra che anche molti giovani siciliani usino ancora la lingua siciliana. Qual è in realtà la situazione, Fonso? Ma quasi quasi ti avrei letto, ma non ce li ho qui davanti, i risultati di un sondaggio che feci personalmente, perché credo poco ai sondaggi, ecco, quindi lo feci proprio io, di qualche anno fa. E devo dirti che venne fuori che la grandissima maggioranza, ora non ricordo se era l'85%, il 90%, si sente in grado di parlare qualcosa in lingua siciliana. Quelli che si sentono in grado di farlo abbastanza bene sono un po' di meno, non ricordo se erano il 60, il 70%, però effettivamente al di là delle percentuali è evidente, basta andare un po' in giro e rendersi conto che soprattutto nei paesi della Sicilia il siciliano viene ancora parlato anche dai giovani. È chiaro, sempre meno, è inutile negarlo purtroppo, perché se non viene insegnato nelle scuole, anche se c'è una novità in Sicilia, non so se tu ne sei a conoscenza, e se non viene usato nei mezzi di comunicazione, è chiaro che questa percentuale di persone che parla il siciliano piano piano è destinata a scendere, come accade penso anche in altre regioni d'Italia. Però tu dicevi bene che io sappia la lingua siciliana e la lingua veneta sono le due lingue ancora più usate attualmente. Speriamo che invece possano essere usate tutte quante le lingue regionali, perché chi ama la propria lingua regionale credo che ami anche le altre lingue regionali, perché è chiaro che questo bilinguismo un poco schizofrenico, come lo definisco io, che abbiamo in Italia, è un'eccezione rispetto a quanto c'è nel mondo. Oggigiorno i territori che hanno la fortuna di avere una lingua locale la usano, perché si è visto che il bilinguismo è importantissimo anche dal punto di vista dello sviluppo intellettivo, non soltanto linguistico. Proprio il cervello si struttura in un'altra maniera, in un bimbo bilingue, in una maniera migliore.
Quindi è chiaro, è una risorsa il bilinguismo. Quindi, ritornando a noi, certamente ancora viene usata. Forse la città meno siculofona è Palermo, d'altronde è comprensibile, no? È la capitale di Sicilia, ma anche a Palermo è molto usato il dialetto locale tra i giovani. Perché bisogna dire una cosa, e termino di risponderti, mentre fino a qualche decennio fa ancora l'uso della lingua locale veniva visto come segno di poca cultura, certo. Oggigiorno, in cui insomma è difficile trovare persone che non siano istruite e che quindi parlano il siciliano perché sono ignoranti, ecco, oggigiorno, non esistendo più questa situazione, questa condizione, non viene più visto l'uso del siciliano come, non viene più abbinato alla poca cultura, anzi, certe volte viene abbinato anche a una capacità, una sciccheria, un saper parlare, o conoscere dei termini nel proprio idioma regionale, viene visto come una cosa interessante, non come una cosa negativa. Quindi c'è un cambio di tendenza. Ottimo, speriamo che questa strada continui a essere seguita. Ora, tu hai accennato già a qualcosa, io vorrei farti un'ulteriore domanda. Sappiamo benissimo che la Sicilia gode di uno statuto di autonomia sufficientemente importante, uno statuto di autonomia che fu concesso, che fu trattato, che fu concesso dallo Stato italiano, addirittura precedente alla Costituzione della Repubblica Italiana attualmente in vigore. Quindi diciamo che è stato un po' il primo statuto di autonomia che è entrato in vigore. Questo statuto di autonomia prevede, ad esempio, qualcosa per la promozione linguistica, prevede per esempio la possibilità di effettuare lezioni, corsi scolastici in lingua siciliana, perché penso che questo sarebbe molto importante, questo raffrontandolo con quello che avviene in alcune altre aree dell'Europa dove esiste questa possibilità. Cosa ci sai dire in questo ambito? Sì, nello statuto non c'è un articolo che parla di lingua siciliana, però ci sono degli articoli che specificano quali ambiti, in quali ambiti la regione ha libertà assoluta, in quali ambiti invece deve confrontarsi con lo Stato e in quali ambiti invece non ha nessun potere di intervenire. Ecco, l'ambito dell'istruzione è un ambito invece che riguarda la regione siciliana, quindi la regione siciliana ha la libertà di introdurre a livello scolastico, a livello di scuola primaria, secondaria, l'insegnamento della lingua siciliana. Ecco, poi concretamente questo è avvenuto o non è avvenuto? Ecco, cercherò di essere brevissimo. Diciamo che ci sono stati dei tentativi che in certi periodi sono stati sfruttati effettivamente perché c'erano le risorse economiche di introdurre qualcosa che riguardasse appunto la lingua siciliana nelle scuole. Per cui ci sono stati degli anni nel passato in cui le scuole che volevano, era una cosa esclusivamente volontaria, quindi non c'era un obbligo per le scuole, potevano introdurre lo studio della cultura siciliana, del dialetto, si chiama così ufficialmente, no? Perché sai benissimo, tutti sanno che in Italia a livello politico non si può definire lingua, la lingua regionale, in tutto il mondo, in Europa, il trattato che conosciamo definisce appunto lingue regionali, da noi sono dialetti però. E tra l'altro alcuni linguisti che noi importantissimi che abbiamo incontrato e con questa rubrica a livello internazionale ci hanno chiaramente detto che non esiste differenza fra il termine lingua e dialetto, cioè in qualsiasi altra parte del mondo questa disquisizione fra lingua e dialetto provoca solo ilarità. È una distinzione politica, scusate, esatto, politica, esatto, questo bisogna esatto. Averlo chiaro, anche certo, se magari certo. Viene un po' presentata come una differenza sociolinguistica.
politica, ma è chiaro, se una lingua non è ufficiale, è chiaro che socialmente l'uso che se ne fa è socialmente ridotto, inferiore rispetto alla lingua ufficiale, quindi è una differenza politica. Ma tornando a noi, certo, nel 2011 accade una cosa importantissima, perché a parte questa legge che non obbligava le scuole, ma lasciava la possibilità di insegnare appunto questo tipo di materie, nel 2011 il Parlamento siciliano, e devo dire all'unanimità, quindi senza differenza di colore politico, approvava una legge per l'insegnamento. Inizialmente la dicitura era della storia e della lingua siciliana, no, proprio lingua siciliana. Se non che il giorno in cui questo progetto di legge va in aula per l'approvazione definitiva, lo stesso primo firmatario, l'onorevole Lentini, propone con un emendamento di modificare la dicitura lingua siciliana in patrimonio linguistico siciliano, consigliato da alcuni accademici, da alcune figure di professori universitari. Questo è stato il grimaldello che ha fatto perdere ogni importanza e efficacia a questo tipo di legge, perché una volta approvata questa legge, a parte che non vi sto a raccontare le vicissitudini, perché bisognava formare gli insegnanti, chiaramente, essendo una nuova materia, e quindi bisogna fare dei corsi, occorrevano dei fondi, un minimo di fondi, non molto, ma insomma qualcosa bisognava fare, è stato ritardato per anni. Insomma, non è stata applicata la legge per moltissimi anni, e tutt'oggi devo dire che non viene applicata del tutto. Un po' ogni istituto vede quello che può fare, non tutti gli istituti la applicano. Ma la cosa più importante e negativa è che non si insegna la lingua siciliana, ma il patrimonio linguistico siciliano. Che cos'è questo patrimonio linguistico siciliano? Sono tutte quelle espressioni, degli idiomi che fanno parte in una maniera o in un'altra del patrimonio del popolo siciliano, quindi dall'italiano regionale all'arbresh, l'albanese di Sicilia, certo, al gallo italico o gallo siculo, come lo vogliamo chiamare, che viene parlato in alcuni comuni, al dialetto siciliano, perché guai a parlare di lingua siciliana, quindi viene un po', dove viene attuata questa legge, viene un po' tutto buttato sul folklore, anche perché chi è stato chiamato dalla regione, dall'ente regione siciliana, a stilare i programmi è uno di quei docenti, ex docenti, che ha proposto di cambiare la dicitura da lingua siciliana a patrimonio linguistico siciliano, e quindi non c'è un'intenzione da parte del mondo della cultura, stavolta devo dire più da parte del mondo della cultura, di una parte, per carità, perché non tutti la pensano in questa maniera, ma la regione si è affidata, secondo noi, in mani sbagliate, non per carità, non voglio dire che non siano delle persone competenti, ma che non vedono opportuno insegnare la lingua siciliana, vedono più opportuno far dialogare i bambini con i nonni per vedere se sanno qualche proverbio, per ripescare delle parole strane, per carità, cose interessanti, però trattano la lingua come un oggetto di studio e non come qualcosa viva che potrebbe essere usata, perché fa parte del nostro patrimonio, perché tutti i nostri progenitori l'hanno avuto come lingua madre, e attualmente anche alcuni di noi l'hanno come lingua madre, e non capiamo perché dobbiamo vergognarci di usarla. Certamente. Ora, bene, direi che siamo arrivati quasi alla fine di questo nostro incontro, che ho trovato tra l'altro interessantissimo, e che deve servire, come tutti questi incontri, semplicemente non vuole essere esaustivo di tutti i temi, di tutte le problematiche, ma vuole essere uno spunto di riflessione e eventualmente di ulteriore discussione, di ulteriore approfondimento. A questo punto non ci resta che innanzitutto fare i complimenti
a Alfonso Genchi, quale presidente di questa Accademia Siciliana che sta portando, della lingua siciliana, che sta portando avanti un ottimo lavoro, e ringraziarlo per la sua partecipazione e salutarlo in modo molto caloroso. Grazie mille, Fonso, e buona serata. Grazie, grazie a Buautri, grazie a tutti i chiddi che hanno la pazienza ad ascoltarmi. Spero che mi stanno capendo, stavo parlando in siciliano. Speriamo che le condizioni politiche possano migliorare. Tutte le lingue regionali, non solo chidda siciliana, possano essere valorizzate e perché no parlate normalmente come si fa in Catalogna, dove parlano in castigliano e catalano senza affrontarsi è un verbo d'origine catalana. A proposito, ecco, non mi resta altra cosa che salutare a tutti quanti e augurarvi una buona serata. Salutiamo. Bene, questa è un'ulteriore chicca per i nostri ascoltatori. Come avranno notato, in tutti questi incontri dove parliamo di lingue, i nostri ospiti rivolgono loro un saluto nella loro lingua madre, e questo lo riteniamo molto importante. L'incontro è praticamente finito. Un solo attimo, come al solito, di autopromozione, scusate, ma qui ci vuole. Vogliamo ricordare a tutti che dai primi giorni di gennaio è partita la campagna associativa per l'anno 2022 a Centro Studi Dialogo, e il nostro invito è quello ovviamente di associarsi, perché tutta la nostra attività, a partire dalla rivista, a partire dai libri in modo esclusivo che stampiamo per i nostri associati, a partire anche da questa attività di questi incontri sul web, è coperta semplicemente dalle sottoscrizioni delle quote associative da parte di tutti coloro che amano gli argomenti che trattiamo. Per cui un consiglio: associatevi per il 2022. Oltretutto, oltre a un libro in omaggio, come facciamo tutti gli anni, quest'anno per i primi 50 associati avremo un altro libro in omaggio. Quindi contattateci, contattate le nostre pagine social, contattate il nostro sito tramite la nostra anche email e associatevi. Bene, grazie a tutti, un caro saluto dal Centro Studi Dialogo e un appuntamento per il prossimo incontro sul web. Alla prossima settimana. Arrivederci e buona serata a tutti.